benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Pierpaolo Pasolini, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, parlava spesso della scandalosa forza rivoluzionaria del passato. Sicché le pillole realizzate con i materiali d'archivio dell'Istituto Luce risultano perfette per festeggiare un altro anniversario, quello della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che festeggia i 90 anni. A partire da oggi sino alla fine della manifestazione pubblicheremo ogni giorno un contributo video dedicato a un'edizione della mostra. Una sorta di fascinoso ed emozionante viaggio nel tempo alla scoperta di star, registi, produttori, celebrità che hanno reso grande e indimenticabile la settima arte. Il tutto accompagnato da quell'iconica voce che da sempre ha caratterizzato le clip dell'archivio Luce, con un uso ricercatissimo della lingua italiana e un'ironia geniale e unica. Insomma, è davvero la maniera più efficace per rendere omaggio al più antico festival di cinema del mondo. La prima edizione si svolse dal 6 al 21 agosto del 1932. In mancanza di una giuria e dell'assegnazione di premi ufficiali, introdotti solamente più tardi, un referendum indetto dal comitato organizzatore presieduto da Attilio Fontana della I. CIE Istituto Commercio Estero, svolto tra il pubblico accorso alla rassegna decretò 6 riconoscimenti non ufficiali, tra questi fu dichiarato miglior regista il sovietico Nikolaj Ek per il film Il Cammino Verso la Vita, mentre A me la libertà di René Clair venne eletto come il più divertente. Segui Like con tutte le notizie sulla mostra del cinema di Venezia. Da Anna Magnani a Orson Welles, la nona edizione della mostra di Venezia. Il primo contributo video, che potete vedere in alto a questo articolo, NDR, è dedicato alla nona edizione della mostra del cinema di Venezia. Siamo nel 1948, Anna Magnani è protagonista di uno dei monologhi cinematografici più emozionanti e intensi mai apparsi sul grande schermo. Si tratta di La voce umana, episodio tratto dal film L'amore. La regia è di Roberto Rossellini, la sceneggiatura porta la firma di Jean Cocteau. Un testo meraviglioso che è stato protagonista al festival altre due volte. Nel film del 1988 Codice privato, diretto da Citto Maselli e interpretato da Ornella Muti, e nel cortometraggio di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton, presentato alla mostra nel 2020. Nella pillola si palesa una delle coppie più celebri e chiacchierate nel 1948, ovvero Orson Welles e Lea Padovani. Uno dei motivi per cui il grande regista americano e Rita Hayworth divorziarono fu proprio la passione di Orson per l'attrice italiana. Seconda clip, il 1950. Il secondo contributo video, che potete vedere in alto a questo articolo, NDR, è dedicato alla undicesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Siamo nel 1950. Roberto Rossellini dirige per la prima volta Ingrid Bergman, sua compagna nel film Stromboli. Il ruolo della protagonista era destinato in origine ad Anna Magnani, con la quale Rossellini aveva una relazione. Da segnalare Il piacere e l'amore, La ronde, è un film del 1950, diretto da Max Opulse e tratto dalla commedia Girotondo di Arthur Schnitzler. Uno dei capolavori assoluti della storia del cinema. L'undicesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia viene ricordata per la presenza di Sir Winston Churchill e Signora. Questi invece i premi assegnati a film e a star nel 1951. Leone d'Oro, Leone di San Marco, al miglior film, Rashomon di Akira Kurosawa. Coppa Volpi al miglior attore, Jean Gabin per La notte è il mio regno. Coppa Volpi alla miglior attrice, Vivien Leigh per un tram che si chiama Desiderio. Leone d'Argento, gran premio della giuria, un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan. Miglior film italiano, La città si difende di Pietro Germi. Premio internazionale per Il fiume di Jean Renoir. La 14ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si svolge dal 20 agosto al 4 settembre. I componenti della giuria sono Eugenio Montale, presidente, Italia, Gaetano Carancini, Sandro De Feo, Nino Gelli, Gian Gaspare Napolitano, Luigi Rognoni, Antonio Petrucci. Questi i premi assegnati. Leone d'Oro, Leone di San Marco, al miglior film, non assegnato. Coppa Volpi al miglior attore, Henry Wilbert. Coppa Volpi alla migliore attrice, Lily Palmer.
Leone d'argento, I racconti della luna pallida ad agosto di Kenji Mizoguchi, I vitelloni di Federico Fellini, Il piccolo fuggitivo di Ray Ashley, Morris Engel, Rutor Kin, Moulin Rouge di John Huston, Teresa Raquin di Marcel Carnet, Sadoko di Alexander Ptushko, Bora su Trieste di Gianni Alberto Vitrotti. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.